Ho appena intercettato questa chiamata tra Frank Pagani e Tommy Marcano. La prima voce che senti è quella di Frank. Che cazzo significa andata? È entrato e ha ammazzato tutti. Cristo, è un cazzo di macello. Non ho mai visto Sal così incazzato. Devi tornare qui e devi farlo ora, cazzo! È incazzato! E io no? Eh? Sono qua giù a farmi il culo e adesso devo occuparmi anche di questi casini. Ho detto che ti darò una mano ed è ancora così. Quando sarai tornato, le acque si saranno calmate e sistemerò già, tutto. Già, sarà meglio che tu lo faccia. La nave salperà tra pochi minuti. Devo sbrigare un paio di faccende, poi tornerò con un volo appena posso. Ho controllato i servizi di informazione del traffico navale e la Tanager arriverà a momenti. Frank è un bastardo sfuggente, quindi non so dove finirà una volta che sarà in città. Ma la sua auto è a bordo della Tanager e a quanto ho sentito lui stravede per quell'auto. Quindi se riesco a salire sulla nave e piazzare questo, potrò rintracciarlo dovunque. È lo stesso modello che usiamo contro i sovietici, ha un attivatore a mercurio. Quando vedi il segnale, seguilo e basta. Dopo aver messo questo sull'auto, farò a pezzi il resto del suo quartiere. Non voglio questioni in sospeso. Sono certo che Frank apprezzerà la tua minuziosità. Sono a Tikfo. Ho quasi finito tutto. Vengo dalle tue parti ora. Vedi qualcosa che ti serve? Vediamo cos'hai. Siamo... Chiama, se hai bisogno. Sarebbe meglio se facessi così caldo. Se lavori qui, datti una mossa. Altrimenti via dal mio cazzo di volo. Là, prendetelo! Porca troppa! Al fuoco! Dannazione! Fare festa!
un segnale dal dispositivo che hai messo sull'auto di Frank Pagani. Il che significa che è tornato in città. Scommetto che non vede l'ora di conoscerti. Scommetto di sì. Il segnale è chiaro. Da qui puoi pensarci tu. Usa il localizzatore che ti ho dato. A dopo. È questo. Sono sempre uscito interi. Stai cercando di dire? Credo di essermi perso i tempi migliori, gli anni d'oro. Che? Qui non c'è niente per te. Qui non c'è niente per te. Ti ammazzerò con calma. Vediamo se sei ancora abile, Frank. Fottuto Sal! È tutta colpa sua, cazzo! Quel coglione ragiona col culo! Signor Pagani! Non può parlare così del signor Marcano. Da sentire, mio padre ha rapinato banche per 20 anni e mi ha insegnato due cose. A non fare la spia e ad essere leale. Ma la realtà si farà accoppare entrambe. Non penso che abbiamo alle spalle. Vuoi dire che non dovrei esserti fedele? Che? Certo che devi essere fedele! Non sono io il problema, cazzo! Non so come possiamo liberarci. Non ti preoccupare, quello ci penso io. Tu occupati di sparare a quel coglione! Sammy si vergognerebbe di te! Cazzo! Ho finito i colpi! C'è un altro modo per rallentarlo un po'. Come? Meccanico! Impara a guidare, giungi a casa! Ti ho mai fatto niente. Ho visto della roba interessante là dietro. Soldi falsi, una stampatrice. L'unica cosa che non capisco è il collegamento con Cuba. Ti prego, sono messo davvero male. Mi serve un dottore. Ho moglie e 3 figli. Vuoi un dottore? Allora è meglio che cominci a dirmi qualcosa di utile. Ascolta, quello che hai visto è stato Sal a prepararlo. I soldi non valevano un cazzo, però mi ha fatto portare qui un tizio. Si chiama Alvarez. È un falsario che lavora per Castro. Ti ha dato anche le matrici. Matrici?
Pensavo lo sapessi. Per via della rapina. La rapina? Marcano voleva le matrici della Federal Reserve. Come trovo Alvarez? Io non... Come? L'ha prelevato uno dei tizi di Tommy. È stato 10-15 minuti prima dove che arrivassi. Dove lo stanno portando? Dove? Eh? Le mie bambine. No, no! Cazzo! Ho passato gli ultimi 48 anni inseguendo Lincoln Clay perché era un criminale. Ciò che gli successe è orribile, ma... credo che... quando Sammy, Ellis e Danny Burke furono uccisi, venne fuori ciò che Lincoln Clay era realmente. Un mostro. Benvenuto alla festa, ragazzo. Ci mancano solo un paio di pinte. Ho chiuso con Frank Pagani. Il povero bastardo non farà più passare nulla da Tic Fo Harbor. Adesso è il nostro territorio. Tra affidarmi l'ultima parte della città e usare i miei ragazzi per prendere uno dei racket, direi che le cose stanno andando abbastanza bene. Cerchiamo di non complicarle, vero? Ok, quindi hai diviso a metà questo distretto. E a dirla tutta, dovresti cavartela a prescindere da quello che scegli. Ma sarei contento se scegliessi me. Hai un piano per questo territorio, vero? Altrimenti non riesco proprio a capire perché tu non mi abbia chiamato. Non perdere la testa. Fai la scelta... Nessuno sa come gira quanto lo sappiamo noi. Dammi le chiavi del re. Aspetta che vedano gli irlandesi in giro. Esegua gli ordini, Lincoln. Vorrà pur dire qualcosa. Non c'è territorio in città che non possa controllare. Al momento sono senza mutande e sbronzo marcio. Fai pure tu. Non farti mettere fretta, decidi con calma. Questo qui va agli irlandesi. Sei un fottuto genio, ragazzo. A dire il vero, hai fatto un grosso errore. Ho dei ragazzi che rischiano il culo per te e si aspettano una ricompensa. Per ora hanno ricevuto solo un dito in culo. Abbiamo finito? Rimettiamoci al lavoro. Andiamo. Senti, ti ho dato dei nomi e ti pago per scovarli, quindi non mi raccontare certe stronzate. Sì, ok, basta che fai il lavoro. Cristo, a volte penso che se vuoi qualcosa fatto bene devi... Tutto ok? Quella notte... Sammy era così felice. Non l'avevo mai visto così. Quei soldi avrebbero dovuto liberarlo, liberare tutti noi da Marcano. Figlio di puttana! Cosa diavolo ti ha detto, Frank? Marcano ci ha fatto rapinare la Federal Reserve per mettere le mani sulle matrici. Georgie deve averle prese durante la rapina. Avrei dovuto stare più attento. Avanti, ne abbiamo già parlato. Tu non sei colpevole di certo, nulla. Sono. Sal è un cancro. Una sanguisuga. Il suo piano è sempre stato quello di fottervi. Cristo, guarda cosa ha fatto a Vito. Ha ucciso la tua famiglia. L'unico modo per pareggiare i conti è uccidere ogni singolo stronzo che abbia avuto a che fare con quel bastardo. Ho bisogno di bere, cazzo. Secondo Pagani, Marcano non poteva stampare da sé i soldi, così si è fatto portare un falsario, un certo Alvarez, da Cuba. Che sappiamo di Southtowns? Tommy Marcano non è il tipo di persona che caga dove mangia. Quindi ha racket di basso profilo. Un giro di scommesse sportive e un posto dove tiene la merce di contrabbando. Tommy immagina che andrà dietro ad Alvarez, quindi l'avrà nascosto in uno di quei posti o comunque vicino. In un modo o nell'altro gli metterò le mani addosso. Non permetterò che Marcano stampi nemmeno un dollaro da quelle matrici del cazzo.
che le giovani donne, a prescindere dall'etnia e dal patrimonio di famiglia, devono inseguire la loro soddisfazione e non lasciarsi definire da una relazione con un uomo. Ma è possibile? Thank you.